Bella ragazzi, io sono Maci, ben ritrovati sul canale e finalmente siamo qui con l'ultimo video riguardante la collezione Marvel Heroes 3D. Ecco qui la prima parte, la prima metà, diciamo, della collezione, l'altra metà è dal lato opposto della stanza e vedremo tutto. Abbiamo fatto l'unboxing sul canale di veramente praticamente tutte le statuine, le action figures di questa serie. Ho preso il mio tempo dall'ultimo video a questo per non solo ripulirle una ad una con pennello. È stata un'operazione che ha richiesto diverso tempo, diverse ore, una a una per pulirle dalla polvere, sicuramente che era ben presente, ma anche proprio per riordinarle, dato che finalmente avevamo finito la collezione ed era una buona occasione anche per finalmente riordinarle secondo un ordine magari un po' diverso da quello numerico o sparso che era prima. Quindi finalmente vedremo tutto, ma prima di tutto facciamo una panoramica anche dell'altra metà. Ed ecco qui ragazzi l'altra metà delle action figure, forse più di metà a dire la verità, delle action figure Marvel Heroes 3D. Ne abbiamo un'altra, un altro bel po' e le andremo a vedere uno a uno tutte di nuovo in questo ultimo video. Allora, partiamo da questo angolo però, le ho riordinate un po', ovviamente non è possibile proprio riordinarle tutte secondo una categoria precisa perché ogni action figure richiede un certo spazio e non sempre sono facilmente incastrabili tra di loro, però in questo primo angolo sono partito un po' più, diciamo, sul tema Avengers, ok? Quindi qui abbiamo un po' di vari membri Avengers, quindi abbiamo ovviamente il buon Cap, Iron Man e Thor, qui in prima fila ben presenti. Subito dietro abbiamo Winter Soldier, War Machine e Thor, Jane Foster, anche lei qui presente. Dietro lì, Visione, Falcon classico e diciamo Falcon versione Capitan America, come è stato di recente nei fumetti. Qui dietro abbiamo Hulk, eccolo lì, molto massiccio. Appena dietro abbiamo il buon Ultron, eccolo qui. Ant-Man, purtroppo come sapete senza un'antenna, poverino. E Giant-Man, uno di fianco all'altro, giustamente, ma sempre in tema Ant-Man e Giant-Man. Andando appena più indietro abbiamo anche ovviamente Wasp e Calabrone, quindi sono andato, diciamo, cercato di metterli un po' tutti insieme, data l'affinità tra queste action figures. Tornando verso la prima linea abbiamo Ercole, eccolo qui, molto molto figo, e Captain Marvel originale. Mentre qui abbiamo Carol Danvers, Captain Marvel e Doctor Strange. Spostandoci appena appena, qui abbiamo Occhi di Falco col costume classico e Vedova Nera. Subito dietro abbiamo Luke Cage classico, purtroppo con la posa, diciamo, inchinata così, un po' nascosto, ma di fianco a lui abbiamo ovviamente l'immancabile Iron Fist e anche Jessica Jones, ovviamente. Quindi abbiamo tutto un bel trio qua, interessante. Subito dietro abbiamo She-Hulk, eccola lì, Capitano Universo, Hyperion, Ex Nihilo, tutti i membri degli Avengers molto più recenti questi, ma che a me piacciono tutti e tre molto. Mentre dietro abbiamo Hulk Rosso, direi che è sempre una delle più pesanti, forse la più pesante insieme forse a Kingpin, direi, Hulk Rosso come action figure. Hulk Rosso e Iron Man, Hulkbuster e Iron Man, la prima armatura. Questa era un'uscita extra, molto molto figa però, devo dire, giusto? Quindi anche qui Hulk, Hulkbuster, Hulk Rosso, Iron Man. E ritornando verso la prima fila abbiamo il mitico Pantera Nera, molto molto figo. E poi si passa più sui Guardiani della Galassia o comunque un po' più su eroi spaziali, diciamo così. Abbiamo tutti i membri dei Guardiani della Galassia. Qui abbiamo Star-Lord, eccolo qua, Rocket Raccoon, Gamora, Drax. Mentre qui dietro abbiamo Mantis, classica, Nova, molto figa,
molto molto figa questa posa di Nova. Groot, molto molto figo anche lui, subito dietro Rocket ovviamente. E Nebula, anche lei, eccola qui, molto figa. Dietro Groot abbiamo il collezionista, e dietro ancora abbiamo Adam Warlock. E ovviamente di fianco ad Adam Warlock non poteva che esserci Thanos, eccolo qui il nostro Thanosone, molto molto imponente. E qui abbiamo anche Ronan l'accusatore, subito vicino a Thanos, o prima di Thanos abbiamo invece Gamma Corvi, e prossima Medianox, quindi ovviamente membri dell'Ordine Nero andavano assolutamente vicino a Thanos a tutti i costi, ragazzi. E questo conclude questo primo, diciamo, segmento della collezione che ho ordinato in questa maniera. E ora si passa al secondo segmento, sempre su questo scaffale, che è dedicato a Spider-Man, diciamo, o comunque a personaggi relativi in qualche maniera all'universo di Spider-Man. E poi abbiamo anche altri personaggi relativi magari all'universo di Daredevil, qualche personaggio magari più urbano comunque, e infine anche qualche agente SHIELD. Partiamo subito comunque con Spider-Man, era una delle prime uscite, anzi la prima uscita credo addirittura, sì, Spider-Man se non mi ricordo male era la prima uscita, ovviamente, eccolo qui, molto molto figo. E vicino a Spider-Man ho deciso di mettere tutti i simbionti che abbiamo in questa collezione, e ovviamente abbiamo Venom, che è una delle mie preferite come action figures, penso sia fatta veramente bene, molto molto figa. Carnage, anche lui molto molto figo, e Anti-Venom, anch'esso fa la sua porca figura. Spostandoci di una riga abbiamo Green Goblin, eccolo lì, molto molto figo anche lui. Dottor Octopus e Donna Ragno. Donna Ragno in realtà c'entra veramente poco con Spider-Man, ma diciamo è sempre a tema ragno, quindi l'ho messa qui. Sarebbe stata meglio probabilmente nella sezione Avengers, ma non c'era spazio, ragazzi, quindi l'ho messa qui. Abbiamo qui poi Hobgoblin, eccolo qui, anche il suo agliantino. Shocker, nemici classici, diciamo, di Spider-Man. Lizard, eccolo lì. Qua abbiamo Spider-Man col costume nero, e il buon vecchio Rhino, che è piegatissima, fighissima come action figure, ma faccio fatica a prenderla in questo momento, però è lì che sta incornando Shocker a quanto pare. Molto molto figo. E poi lì abbiamo anche Hydro Man, Mysterio, Electro, Uomo Sabbia e Morbius, e Scorpion, quindi tutti nemici classici, diciamo, di Spider-Man. Qui abbiamo Mimo, Kraven e Avvoltoio, e tutta questa parte qui, diciamo, sono più o meno tutti Spider-Man con tutti i suoi nemici principali, diciamo. Sono veramente contento che la maggior parte, diciamo, ci siano quasi tutti i nemici, diciamo, principali di Spider-Man. Anzi quasi tutti col costume classico anche, e quindi è molto figo metterli tutti vicino insieme. Sempre a tema Spider-Man, qui abbiamo il secondo Spider-Man, diciamo, Miles Morales, Spider-Gwen, eccola qui, molto molto carina, Scarlet Spider, mentre qui abbiamo la Gatta Nera, J. Jonah Jameson e Man-Wolf, eccoli qui, mentre qui purtroppo abbiamo l'orribile Mary Jane. Dico orribile perché è sicuramente la più brutta action figure di questa collezione. Beh. Qui invece c'è il buon vecchio Jack Lanterna, che è molto meglio, molto molto meglio. Qui passiamo magari un po' sulla parte un po' più urbana, diciamo, dell'universo Marvel, relativa anche vagamente a Daredevil in generale. Abbiamo il possentissimo Kingpin, pesa tantissimo ed è enormissimo, e fa anche lui la sua porca figura vicino a testa di martello. Qui invece abbiamo Blade, eccolo qui,
molto molto figo. Typhoid Mary, eccola lì, non si vede bene la faccia perché è un po' chinata. Bullseye, eccolo lì, che punta dritto a noi. Oh, Electra, che forse ucciderà, chi lo sa. Electra, eccola qui. E qui ovviamente abbiamo anche il mitico Daredevil, molto figo. E qui dietro, per non farsi mancare niente, abbiamo anche Punisher, eccolo qua, molto molto figo. Per finire questo segmento abbiamo invece Ghost Rider, eccolo qui, una delle mie action figure preferite di questa collezione, è uno dei miei personaggi preferiti, penso che sia veramente veramente figo come si è fatto Ghost Rider qui. Qui abbiamo Moon Knight col suo alias Mr. Knight, anch'esso molto molto figo. E poi partendo da dietro abbiamo Melvin Potter, Stiltman, Agente 13, eccola lì. Qui sotto abbiamo Quake, Coulson, eccolo qui, Agente Coulson, Maria Hill, eccola lì, anche lei è molto molto figa come posa, diciamo. E qui abbiamo i due Nick Fury, anch'essi molto molto fighi. E con questo si conclude questa prima, diciamo, questo primo scaffale di action figure, ma continuiamo con il secondo. Allora, ecco qui la seconda parte di action figures, ce ne sono veramente un bel po', quindi vediamo subito. Sono partito da questo segmento con, diciamo, più o meno gente relativa all'universo di Thor. E quindi qui abbiamo Loki, ovviamente, eccolo qui, Odino, molto figo, imponente. Subito dietro Odino abbiamo, un po' nascosto di la verità, il mitico gigante del gelo, molto figo e imponente. Qui dietro abbiamo invece il Mangog, eccolo qui, il nostro amico Mangog mutandone. Lorelei e Scourge, eccoli qui. Hell e Malekith, eccoli qui, molto fighi. E qui abbiamo Beta Ray Bill in tutta la sua magnificenza, molto molto figo Beta Ray Bill. E Heimdall, eccolo qua. Abbiamo poi il nostro trio di amici di Thor con Lady Sif, eccola qui, Fandral e Hogun, eccoli qua, molto molto fighi. Qui dietro abbiamo Valkyria, Balder e l'Incantatrice. E qui abbiamo poi il Distruttore, tutta la sua possenza, il mitico Surtur, nostro amico Surtur, molto molto figo, e l'immenso Volstagg, anche lui veramente veramente pesante e imponente, quasi quanto Kingpin. Abbiamo qui poi un po' di gente un po' più sparsa, senza particolari connessioni, a parte, diciamo, qui abbiamo Barone Mordo, un po' nascosto ma lo vedete abbastanza bene, sì dai, e Dormammu, diciamo, l'universo di Doctor Strange. Eccoli qua. Qui dietro abbiamo il Mandarino con Iron Patriot e Rescue, eccola qui. Mentre qui dietro abbiamo Kang e un'altra action figure che mi piace tantissimo è l'Uomo Cosa. Poco più avanti Rescue, qui abbiamo Black Knight, Cavaliere Nero, molto figo. E a finire il ciclo, diciamo, di action figure dedicata a Thor abbiamo Ulik il Troll, eccolo qui, molto carino. In questa seconda parte la maggior parte delle action figure saranno dedicate ai mutanti e agli X-Men. Allora si parte con il Professor Xavier, ovviamente Professor X, molto figo, molto molto figo come action figure. Subito dietro abbiamo Magneto, eccolo qui. Di sotto seduto abbiamo Xorn e la possente Sentinella, eccola lì. Di fianco a un altrettanto possente colosso metallico, eccolo lì. Di fianco a Xavier abbiamo questa che era un'uscita extra, Ciclope e Jean Grey con i costumi classici degli X-Men,
molto molto figo anche questo, eccola qui, che abbiamo Bestia in tenuta diciamo operativa. Qui dietro abbiamo l'uomo ghiaccio, molto figo anche lui, versione moderna diciamo. E qui abbiamo il vecchio Logan, eccolo lì. Dietro a torreggiare abbiamo Angelo, anch'esso con la tenuta classica degli X-Men. Abbiamo poi qui la bella Tempesta, eccola qui, mi piace molto la sua posa e il mantello che sventola. E qui abbiamo ovviamente Wolverine anche, eccolo qua, molto figo, molto figo. Dietro abbiamo X-23 col costume di Wolverine, quindi diciamo la sua versione Wolverine, eccola lì, anch'essa, anch'ella molto figa. E qui, sempre relativi diciamo a Wolverine, abbiamo Sabretooth, eccolo qua. Proseguendo abbiamo Magic, eccola qui, col suo spadone, molto molto bella, e Mistica, dietro Sabretooth. Qui dietro abbiamo un possentissimo MODOK. MODOK penso sia veramente forse la più imponente dell'action figure. È veramente largo, alto e grosso. Veramente, veramente imponente. Però è fatto veramente, veramente bene. MODOK, il nostro testone, è veramente, veramente bello. Non c'entra molto con gli X-Men, ma comunque l'ho messo qui. Qui abbiamo Longshot e l'uomo multiplo, eccoli qua. Qui abbiamo un altro che non c'entra granché, abbiamo Arishem il celestiale, eccolo qui. Juggernaut il fenomeno, eccolo qui, imponentissimo anche lui, molto molto tosto. Qui poi abbiamo il bellissimo, veramente veramente fighissimo l'action figure di Mr. Sinister, eccolo qui, sinistro. Molto molto figa la sua action figure, devo dire. Qui abbiamo Jubilee, eccola lì, e Wolfsbane. Mentre poco più avanti abbiamo Emma Frost e Kitty Pryde con Lockheed. Mentre qui davanti, di fianco a Wolverine, abbiamo la coppia di Deadpool e Cable. Eccoli qua. Non poteva poi mancare neanche Rogue. Eccola qui di fianco a Cable. E qui abbiamo anche Havoc. Mentre con una posa fighissima qui dietro abbiamo Bishop. Eccolo qui. E Domino. E diciamo a completare tutta la serie di mutanti che abbiamo avuto fino adesso abbiamo Psylocke. E questa è una bella sfilza di mutanti. Ce ne sono veramente tanti, considerando che all'inizio pensavo che nemmeno ci fossero, perché quando era iniziata la collezione non erano presenti, come i Fantastici 4, che purtroppo quelli non sono presenti affatto, non so se per motivi di pubblicazione di diritti o quant'altro, ma di X-Men e mutanti alla fine se ne sono aggiunti veramente veramente tanti tanti tanti, come potete vedere, ed è un gran bene. Qui l'ultimo segmento sono per lo più inumani, e il resto della action figures abbastanza sparso, in ordine sparso. Comunque qui dietro abbiamo l'uomo assorbente, eccolo lì, con di fronte Howard il papero, molto figo, molto bassino, ma eccolo lì. Mentre qui davanti abbiamo Namor, eccolo qui il nostro Namor, un altro personaggio che mi piace veramente tanto. Tornando qui dietro però, per finire, abbiamo Fing Fan Foom, eccolo qui il nostro tragozzo, eccolo qua, e Dark Beast, molto figo, molto enorme anche. Di fianco a Namor, ragazzi, abbiamo un po' di inumani, abbiamo qui Freccia Nera ovviamente, intento a sbraitare con Medusa anche, eccoli qui, molto molto fighi. Qui dietro abbiamo Miss Marvel, la nuova Miss Marvel, eccola lì, col pugno gigante. Qui abbiamo Triton e Karnak, molto fighi. E qui abbiamo Maximus e Crystal.
di fianco a Crystal abbiamo Gorgon, eccolo qui, e per finire con gli inumani qui abbiamo Moongorn e il possentissimo Devil Dinosaur, che potevo mettere solo vicino a Moongorn, ragazzi. È veramente figo però Devil Dinosaur, la posa è veramente stupenda, mi piace veramente un sacco. Mentre qui, per finire, è abbastanza ingombrante, quindi l'ho dovuto mettere qui. Abbiamo Lockjaw, anche lui veramente figo, guardate com'è bello, bello Lockjaw. Qui, dietro Miss Marvel, abbiamo alcuni nemici di Capitan America, diciamo. Abbiamo ovviamente Teschio Rosso, classico, eccolo qui. Barone Zemo, eccolo qui. Crossbones, molto figo anche lui. E abbiamo anche Arlin Zola qui, il nostro televisore umano, molto figo. E abbiamo anche Sentry qua. Mentre qui dietro abbiamo anche Miss America Chavez. Eccola lì. In questo blocco qui dietro abbiamo alcuni personaggi relativi all'universo di Hulk. Abbiamo Doc Samson qua, molto carina come posa. Qui abbiamo Hulk grigio, che purtroppo non si sono sprecati a fare una posa molto diversa da Hulk verde, come potete vedere. Praticamente la stessa cosa ricolorata, però è qua. Qui abbiamo Abominio, che invece è molto figo, molto molto figo. E Bomba A anche, eccolo qui. Sono tutti e tre molto ingombranti, come potete vedere, quindi li ho dovuti mettere un po' sul retro. Qui avanti abbiamo altri vari villain. Qui abbiamo Constrictor, Spadaccino, eccolo qui, Patroc con i suoi bei baffoni, eccolo qui, e Taskmaster anche. Qui poi abbiamo anche Madame Mask, molto figo, Wonder Man, eccolo lì, Claw, Ulysses Claw, eccolo qui col suo bellissimo costume e il suo cannone sonico. Abbiamo anche una Lady Deadpool qui, che veramente non stava da nessun'altra parte a causa della spada, che della posa della spada, e quindi l'ho messa qui. Ma piace molto anche Lady Deadpool, molto molto figa come action figure. E per finire qua abbiamo Shanna vicino a Devil Dinosaur, Tigre Bianca, eccola qui, molto fighe. E per finire abbiamo Spectrum. E con questo, ragazzi, abbiamo concluso la nostra panoramica totale, totale di tutte le action figure di questa collezione. Come potete vedere, io penso che tutte insieme facciano veramente la loro porca figura. Sono veramente veramente belle da vedere insieme. E se fossi riuscito a metterle tutte senza dividerle, diciamo, in due parti, sarebbe stato ancora meglio. Ma va bene così, va bene così. Eccoli là, dall'altra parte della stanza, sopra scaffale fumetti, abbiamo l'altra metà che abbiamo visto prima. Eccoli lì. Tornando da questa parte, concludiamo il video. Spero vi siano piaciuti questi unboxing. Se vi è piaciuto il video, commentate qui sotto, ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi e suonate la campanellina per rimanere aggiornati sugli upload dei video. E bella, noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!